ancora sulle barricate, come mai? E poi il giorno di Sant'Ilario, come mai qui? Per protestare, contro gli scempi che questa amministrazione continua a fare in questa città. E in la metropolitana è uno di questi. È anche uno dei più costosi. È uno dei più costosi che dovremmo pagare tutti noi cittadini. In che senso, signore? Pensavo che fosse gratuita, che la finanziasse tutta lo Stato. Invece no, lo Stato lo finanzia per una minima parte, tutto il resto lo dobbiamo finanziare noi. Tirano fuori i soldi dalle nostre tasche. È un furto, è una rapina. Una rapina. E poi raccontano delle cose false, perché non costerà, come loro dicono, ma i costi raddoppieranno e triplicheranno. Voi giovani del gruppo di Nometto. Nometto, siete stati i primi a scendere in lotta, mi pare, no? Sì, come mai? Mi vuoi dare la storia di questi colpiti dall'articolo di Gigi Riva uscito per il giornale Espresso qualche mese fa, e da lì abbiamo incominciato a informarci meglio e approfondire questo argomento, perché ovviamente non sembrava vero potesse creare una metropolitana a Parma in una città di 170.000 abitanti. Vedo che nel comitato di lotta che si è formato sono molti giovani, questo può sorprendere, invece no. Questo deve assolutamente far capire che non è tutto narcotizzato e non è tutto così come lo vogliono presentare, non è una città che si è addormentata e che crede supinamente a tutto quello che gli viene propinato rispetto alla città Isola Felice, rispetto alla città dove tutto funziona e dove tutto va bene. La metropolitana serve soltanto un certo tipo di utenza. Chi ha girato in città dove ci sono le metropolitane, non solo le europee ma anche le italiane, sa che l'utenza della metropolitana è un'utenza abbastanza giovane, insomma c'è chi deambula facilmente, puoi mettere tutti gli scivoli che vuoi, però... Nel dibattito però dicevano che sarebbe stata fatta in sotterranea, lungo via San Leonardo, per creare meno danni a residenti, commercianti, quindi loro dicono scaviamo per fare un piacere alla città. Sì, beh, questo scaviamo anche per fare un piacere a quelli che hanno le imprese per scavare. Noi diciamo, quelli che fanno i tunnel, che hanno le consulenze per i tunnel, adesso senza farle i nomi, però ci siamo venuti benissimo. Io avrei avuto il piacere di un referendum, perché è un lavoro talmente importante, se ci voleva la opinione dei cittadini. Ascoltare un po' il pensiero dei cittadini. Sì, sì. Grazie signora. Poi quello che ha colpito molto tante persone è il fatto che sia stato dato questo no al referendum che poteva sciogliere democraticamente questo nodo. È evidente che questo significa anche una paura del confronto, significa anche temere il confronto con quella che è la cittadinanza, su un tema evidentemente su cui l'amministrazione non si sente troppo sicura o non ha la sicurezza che sfoggia nelle occasioni ufficiali. Certo, fare dei proclami è diverso che mettersi e confrontarsi direttamente con la cittadinanza. Sant'Ilario. Il sindaco presenterà le sorti future della città, tra queste è previsto la metropolitana. A nostro giudizio è una cambiale in bianco pericolosa. Peccato che sia prevista la metropolitana, considero il progetto assolutamente sbagliato e sproporzionato per la città, solo che penso, anzi sono sicuro, che ormai non cambierà più idea. Vorremmo vigilare attentamente su quello che accadrà in città in seguito all'apertura dei cantieri che avverranno purtroppo, penso, tra un mondo. Noi siamo stati molto colpiti da questo no al referendum, ci sembrava un modo per ascoltare la gente. Io sono stato colpito un po' meno, perché era abbastanza scontato che Ubaldi avrebbe formalizzato ciò che è nella sua riflessione da molto tempo. Cioè, quando si decide si fa. Ma il loro decisionismo a volte porta la città a delle sconfitte. E questo non lo so, si vedrà, io ribadisco, il merito conta molto, il merito è completamente sbagliato. Scusa, te lo posso chiedere, ma la posizione, c'è la posizione ufficiale vostra sulla metro? Del congresso. Quella che abbiamo deciso al congresso. Me la puoi sintetizzare? Non condividiamo questo progetto, ma che riteniamo si debba trovare comunque delle soluzioni alternative.
La regione si è fatta un'idea su questa vicenda? O... La regione ha espresso il suo parere con le sue prescrizioni. Ovviamente c'è una fase nella quale le prescrizioni dovranno essere accolte ed è quel progetto esecutivo. Lo vedremo fra poco, quando chi vince la gara dovrà fare il progetto esecutivo recependo le prescrizioni del Ministero e della Regione, che sono in contraddizione una con l'altra. Quindi è un percorso ancora molto accidentato, non c'è proprio da Io penso di sì, anche perché nel bilancio del Comune non ci sono i soldi per farlo, per quello che ho potuto vedere io, però poi lo vedremo alla prova fatta. Le cosiddette autorità. Dicono che ormai è troppo tardi per fare il referendum, ormai stanno partendo, il cantiere sta partendo. Nonostante il referendum sia stato chiesto più di 10 mesi fa, e se era così tardi dovevano dircelo anche prima probabilmente, se effettivamente c'era. Invece vuoi perché Valli stava finendo il mandato, quindi è fatto la giunta, vuoi che non si possano fare elezioni lo stesso anno delle elezioni comunali, referendum, quindi lo stesso anno delle elezioni comunali. Cioè, si mette aspetta per poi dirci siete stati tardivi, dovete dirlo prima. Una furbata. E comunque a Brescia l'hanno fatto anche il referendum, a Brescia l'hanno fatto anche dopo che erano già iniziati i lavori. Il sindaco di Brescia, correttamente, nel rispetto della volontà dei cittadini, ha bloccato il progetto e ha fatto tenere il referendum.